Buongiorno amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con una piccola felicità, i vlog di dicembre. Questo è il quinto, mi sembra, appuntamento. Sì, ho perso il conto perché, come vi ho detto, non sono così brava come le altre YouTubers che riescono a fare un video al giorno. Io la scorsa settimana non sono riuscita perché ho avuto vari impegni con il lavoro, con la ricerca del lavoro nuovo e poi il lavoro nuovo che forse ho trovato, forse perché mi devono, sono in prova, diciamo, mi devono confermare delle giornate in più rispetto a quelle che ho fatto venerdì, sabato e domenica. Giovedì sono dovuta andare di corsa fino a Venezia in treno per appunto fare questo colloquio di lavoro perché era urgente, cercavano una persona urgentemente. Sono andata di corsa e poi venerdì, sabato e domenica mi sono passata il fine settimana di festa al lavoro full time, come sempre, come spesso, anzi sempre mi capita ultimamente negli ultimi mesi. Vabbè, comunque l'importante è avere un lavoro e soprattutto un lavoro che non sia praticamente un incubo come quello che avevo fino a una settimana fa e che ho lasciato. Bene, però oggi sono a casa, sono in relax, è lunedì e quindi oggi ho deciso di dedicarmi a varie spese, cioè alle spese al supermercato, a dire la verità, perché ho il frigo completamente vuoto. Io sono uscita per fare la spesa e sto passando in questo bellissimo parco. Qui ci sono delle giostre per bambini. Eccoci qua, sono tornata dalla spesa. Allora, ho preso piselli, gallette di mais bio, questa crema alla nocciola biologica, che sarebbe praticamente Nutella,
però non è Nutella. Pane di segale, questo è molto buono la mattina con la marmellata. Poi ho preso uno sfizio, questo tartufo bianco gelato, anzi lo devo mettere subito in freezer, sennò. Poi ho preso questi frullini, sempre bio, al farro. Mi ha consigliato una mia amica e mi ha detto essere molto buoni. Poi ho preso queste burger vegetali. Queste le ho già provate. Sono fatte con carciofi e pomodori secchi e sono molto buone nel panino. Nei panini questi qua al posto del burger di carne. Poi ho preso passata di pomodoro, marmellata ai frutti di bosco e sacchettini per la pupù della cagnolina. Fette biscottate, una passata salsa di pomodoro, farò un sugo con pomodoro e piselli. Poi ho preso queste patatine, che non sono patatine, sono snack, diciamo, alla quinoa. Vediamo come sono al posto delle patatine fritte, diciamo. Poi ho preso la polenta e poi ho preso questa tisana digestiva al anice, liquirizia, menta e camomilla, che voglio prepararmi la sera dopo cena prima di andare a letto. Vediamo com'è. Vabbè, poi ho preso insalata, carta igienica, ma quella non ve la faccio vedere. Pepe in grani da macinare, perché voglio fare stasera le verze in teglia da mangiare poi con la polenta, un piatto tipico veneto, molto molto buono, tipico invernale. E adesso devo uscire di nuovo, sistemerò tutto, uscirò di nuovo e andrò dal fruttivendolo a prendere tutta la frutta e la verdura che non prendo quasi mai al supermercato, perché mi piace prenderla fresca e non confezionata. Bene, mettiamo a posto e ci vediamo dopo. Bene amici, è quasi ora di cena, io ho fatto la spesa, ho preso la frutta, sono andata a fare un giro ai mercatini, come avete visto, ho portato anche voi. Adesso esco con la cagnolina per l'ultima pipì, poi mi metterò a cucinare perché domani ho una persona a pranzo e poi preparerò la cena per me e la giornata è finita. Mi metterò sul divano a leggere oppure a finire il progetto all'uncinetto che sto facendo per il prossimo tutorial e a montare questo video, probabilmente, perché voglio che sia sul canale entro domani mattina. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video di Una piccola felicità. Ciao ciao, un bacione a tutti, grazie di seguirmi e del vostro affetto. Ciao!